E bentornati al terzo video dove andremo a affrontare il tema sempre del gioco dell'ego e la coltivazione della presenza. Seguitemi all'interno. Maurice Nicole suole dire che non esiste nulla di più divertente che osservare il gioco egocentrico e la ovvietà superficiale e noiosa della propria falsa personalità. Nicole scrisse commentari psicologico sopra l'insegnamento di Gurdjieff e Ouspensky. Il sistema di pratica che presenta Nicole sulla base del percorso della quarta via appreso come studente di Gurdjieff non ci accusa di nessun peccato se non quello di star dormendo e solamente ci chiede di osservarci. Tu solo puoi accusarti, ciascuno di noi è qui su questo pianeta di bassa vibrazione per scoprire qual è il fattore che lo ha condotto qui, diventare cosciente e iniziare a separarci da quello che crediamo di essere, dalla nostra falsa identità che nel tempo si cristallizza e ci converte in esseri morti. Finché sei concentrato nel cercare lo scopo della tua vita e la realizzazione di quello che sei all'esterno, non ci sarà mai un centro reale e stabile dentro di te. Lo scopo della scuola della quarta via è creare un movimento verticale verso l'interno, acquisire una comprensione reale di chi siamo, del mondo e delle sue leggi. Solo un cambio di paradigma della mente umana può risolvere i problemi individuali e sociali che la mente stessa crea. Esistono vari stati di coscienza, anche se in verità ne conosciamo apparentemente solo due. Sveglio, durante il quale si manipola, si odia, si invidia e apparentemente si ama. Dormiente, durante il quale si recuperano le energie fisiche e mentali. In entrambi i casi stiamo dormendo e sono la causa delle atrocità che commette la nostra umanità. Abbiamo diritto a un terzo stato, il ricordo di sé. Nasciamo come essenza, senza la personalità dell'ego, soggetti a 24 ordini di leggi. L'essenza cresce poco a poco e diventa passiva, mentre la personalità si evolve e si pone attiva. La personalità dell'ego, invece, è soggetta a 48 ordini di leggi, una vera e propria prigionia. Il lavoro è invertire questa situazione, rendere passiva la personalità e riattivare l'essenza perché prevalga e si trasformi in guida. Quando questo finalmente avviene, tutto viene elaborato da dentro, decisioni, condotte, eccetera. Chi arriva a compiere questo percorso si riequilibra secondo il punto di vista della quarta via. Si tratta di portare chiarezza nella nostra interiorità ed eliminare tutto ciò che risiede accumulato in noi e che ci inganna nel nostro cammino. La compassione e l'amore sorgono e si manifestano come prodotto del nostro sforzo cosciente. Dobbiamo addentrarci nel nostro frammentato mondo interiore, osservandoci sinceramente, guardando i nostri aspetti oscuri che tarpano la nostra coscienza. La personalità egoica ci serve nel piano orizzontale per funzionare nella società e compiere le nostre attività. Guai identificarsi con essa. Sono come una legione di piccoli ego ladruncoli che ci derubano, lavorano ai margini della nostra psiche e vengono protetti dal nostro stato di incoscienza. Dobbiamo lasciarli morire di inattività e riappropriarci di questa forza che ci viene tolta per innescare questa inversione dove la personalità egoica diventa passiva e l'essenza comincia ad attivarsi. Dobbiamo drenare le forze che creano resistenza alla trasformazione, altrimenti continueremo ad attrarre sempre le solite situazioni anche se in apparenza dissimili. Le fondamenta del pensiero della quarta via sono che l'essere umano non è uno
ma multiplo. Come abbiamo già menzionato, esistono legioni di piccoli ego, creatori di false aspettative, bugiardi, manipolatori, ambiziosi e contorti che saturano il nostro sistema. Qualsiasi scenario irritante diventa una scintilla che alimenta questa negatività accumulata, che nutre un circuito di botta e risposta meccanico, causando un drenaggio di energie continuo. L'autosservazione ha il potere di illuminare quello che non conosciamo di noi stessi. Questo metodo non funziona per chi ha l'arroganza di conoscersi già. Chi si impegna in attività che solo realizzano rendimento e vantaggio sopra gli altri, con pratiche apertamente manipolative, difficilmente si mette alla ricerca di letture o pratiche che mettano in questione la propria psicologia al fine dello sviluppo personale e di un benessere collettivo. Il nostro essere si trova tra due mondi. Possiamo avere una buona relazione col mondo visibile, però brutta col mondo interiore. Possiamo porci al di sopra di questo io solamente attraverso l'organo interno dell'autosservazione, percependo con la propria esperienza diretta l'esistenza di questa legione di falsi io. Chi decide di lavorare sinceramente, per quanto inizialmente sperimenterà tutta la resistenza del falso sé, poco a poco percepirà dei flash intensi e questa presenza, da sporadica e inaspettata, diventerà permanente nel nostro lavoro quotidiano. Ma cosa ci rivela l'autosservazione? Siamo macchine? La pratica dell'autosservazione è come il bisturi che seziona, separa e rimuove tutto quello che abbiamo assimilato come nostro, legioni di io contraddittorie e negative. Scoprire i propri automatismi è importante. Nota come si ripetono in modo autonomo certe frasi, certe risposte e certe azioni. La vanità e l'orgoglio non ci permettono di essere coscienti. Le autogiustificazioni ci fanno riavviluppare su noi stessi. Lo sforzo di vederci così, come siamo, può darci nella prima fase un senso di disorientamento o apatia, oppure far nascere in noi un senso di ironia per come ci scopriamo. L'io ci ossessiona col suo bisogno di preoccuparsi costantemente per la sua immagine e per questioni futili, creando di continuo conflitto, trauma, negatività, incapacità di ascolto di chi ci sta intorno e tantomeno di se stessi. L'amore è una potente chiave di accesso ed è il cammino più certo per avvicinarsi allo sconosciuto. Chi ama realmente non è parziale, ama tutto. Noi genericamente ci muoviamo come una macchina satura di negatività meccanica. Una macchina non può essere cosciente di se stessa e tantomeno una macchina può essere umana. Non eravamo così alla nascita, siamo diventati macchine nel tempo, senza saperlo. Quello che dobbiamo fare è utilizzare l'autosservazione per lasciare che la coscienza ritrovi lo spazio per interferire nelle nostre reazioni meccaniche. Noi filtriamo la vita attraverso le impressioni che riceviamo, che sono il cibo per la nostra psiche. L'essere umano ha un potenziale infinito, dice Gurdjieff, però per poter fare uso delle sue qualità deve prima purificare il centro emozionale, non tanto sul piano morale, quanto negli schemi negativi per poter accedere alla dimensione sconosciuta. La nostra mente è come uno stomaco che processa le impressioni ricevute mediante i cinque sensi. Alimentarci con questioni futili, criticare il prossimo, sentirci superiori è come nutrirci di cibo e acqua putrida. Quotidianamente la nostra mente è esposta alla negatività, al maltrattamento, alle bugie evidenti, alle accuse infondate, al pregiudizio. Surge la necessità di porre un filtro a tutte queste impressioni e la soluzione sta nello sforzo neutralizzante che si attiva attraverso una costante e disciplinata autosservazione. Quando da praticanti ancora acerbi entriamo per un istante nello stato di presenza, questa energia, che solitamente veniva consumata dalla nostra meccanica personalità egoica, si dirige finalmente verso la nostra essenza nutrendola. In questo atto abbiamo attivato un processo dove abbiamo sacrificato il futile per il duraturo. Quando decidiamo di porci in uno stato di autosservazione e di riattivare questo organo soppito, dobbiamo notare il nostro centro intellettuale, emozionale, istintivo motorio e sessuale. Nota come ciascuno di questi si muove in forma automatica.
osserva come nella parte più meccanica di questi centri risiedono tutti i nostri aspetti automatizzati dell'ego. Il lavoro di osservazione di questi centri debilita gradualmente l'identificazione e l'azione separativa della mente. Bisogna lavorare alla radice per poter agire sulla parte reattiva. Il centro intellettuale genera comportamenti fissi, condizionati, che una volta entrati in contatto col piano emozionale è impossibile trattenere. Dobbiamo diventare degli ottimi osservatori per percepire, una volta che interagiamo con giudizi e manipolazioni, quali sono le impressioni della falsa personalità e che attitudini rafforzano dentro di noi. Creare una pausa tra l'impressione che riceviamo e la nostra reazione è un processo magico dell'auto-osservazione. Nota cosa succede senza azione né reazione. Per quanto ancora non sappiamo chi siamo realmente, incominciamo a vedere quello che non siamo. Prendi nota di come le nostre emozioni assomiglino ad un pendolo. Oscillano e si muovono in coppia. Come ci spostiamo verso la sovraeccitazione, l'euforia, a un certo punto sperimentiamo il suo contrario, sentendoci demotivati e depressi. Ad ogni stimolo ambientale abbiamo una reazione uguale e contraria, scivolando in uno schema già predeterminato. Ma se attraverso la pratica riusciamo a disinnescare l'identificazione con il rimorso di ciò che abbiamo fatto, col doverci sempre giustificare per il nostro operato, puntando il dito sugli altri, allora possiamo gradualmente debilitare i nostri schemi meccanici. Non diamo energia a quello con cui ci identifichiamo. Siamo noi che direzioniamo la nostra mente, anche se non ce ne rendiamo conto. Nicole ci ricorda che più accettiamo con sincerità questo processo di auto-osservazione, lasciando emergere in forma spontanea quello che si manifesta, più aumenta la nostra capacità di uscire per sempre da questa forma di vivere meccanica, assaporando la vita di tutt'altra forma. Per liberarci abbiamo bisogno di vedere e attraverso il fuoco alchemico dell'osservatore bruciare tutti i falsi io che ci manipolano. E come si attivano queste legioni dei falsi io? Ogni qualvolta entriamo in forme mentali negative, tutte le volte che ci autogiustifichiamo, quando raccontiamo menzogne, nei momenti che diventiamo egoisti, quando ci lamentiamo, ogni istante nel quale cadiamo nel sogno, quando si manifesta l'ignoranza, tutte le volte che adoperiamo mezzi e sostanze per ammortizzare gli input che ci arrivano dalla vita, in ogni momento nel quale attiviamo le false personalità che ci danno vanità ed orgoglio. Dobbiamo darci il tempo necessario perché il processo acritico di osservazione della nostra frammentazione si radichi in noi. Paul Valéry disse: pensare è perdere il filo, riferendosi all'atto meccanico del pensare. Però esiste una forma di pensiero creativo che nasce dalla mancanza del processo mentale. Il vuoto ha un tipo di intelligenza superiore, ad esempio. È molto difficile spiegare a qualcuno che si sente cosciente la necessità di incrementare la coscienza. Molti aspetti del nostro ego ci attaccheranno per detenerci da questo sforzo. L'ego sa che se non ridicolizza e nega questo processo, si pone a rischio, potendo perdere la presa su di noi. Mettetevi in testa che nessuna azione meccanica permetterà che otteniamo un aumento della coscienza. Ad esempio, tutto il centro istintivo motorio non necessita l'impiego della nostra partecipazione cosciente. Solo con sforzi coscienti possiamo incrementare la coscienza. Quindi è la nostra premessa nelle nostre attività quotidiane che può fare la differenza. Mangia attivando tutto il tuo stato di presenza. E anche alimentarsi diventa un atto meditativo che incrementa la coscienza. L'elettricità non sparisce una volta che la lampadina si è consumata e la stessa cosa vale tra la nostra anima e il nostro corpo. La luce della coscienza è sempre presente, ma noi siamo quasi ciechi ad essa.
Quindi non è tanto la luce della coscienza che deve crescere, quanto la nostra relazione con essa. Dobbiamo aprire il punto di ricezione della coscienza. La fisica quantica ha riconosciuto che l'osservatore influisce sulla realtà osservata. Quindi per poter comprendere il prossimo, dobbiamo prima entrare in intima relazione con noi stessi. Dobbiamo procedere con ordine in questo lavoro di eliminazione di quelli che sono i nostri schemi interni. Ci preoccupiamo per quello che gli altri pensano di noi e di come veniamo trattati. Non ci sentiamo abbastanza valorizzati dagli altri, crediamo che gli altri sono in debito con noi, ci mettiamo nei panni della vittima. Quando scopriamo dentro di noi quello di cui incolpiamo gli altri, tutto si dissolve, rendendoci conto che con queste false credenze ci siamo autoingannati. Risvegliarsi vuol dire permettere alla luce della coscienza di penetrare nelle pieghe dei nostri lati più oscuri. L'autocompatimento, ad esempio, ci pone una condizione dove gli altri sono sempre in debito con noi e ci impedisce di avere una visione di unità con chi ci sta intorno. La lamentela ci pone sempre una condizione dove quello che ci succede non è mai perfetto, ma sempre in opposizione. Accumulando tutta questa energia negativa, arriva un momento nel quale dobbiamo scaricare tutta questa tensione addosso a qualcuno, che nulla ha a che fare con questi eventi vissuti. Rispondendo meccanicamente agli eventi della vita, rimaniamo soggetti alle leggi del destino. La questione non è seguire i flutti del nostro falso ego e fare quello che ci piace, ma creare uno stato interiore dove, dando forza alla nostra volontà e al cambio del nostro stato mentale, realizziamo qualsiasi cosa ponendoci al di sopra del gusto personale. Ogni volta che applichiamo questo insegnamento, stiamo creando nuove connessioni neurali, quindi una nuova forma di pensare ed agire, si instaura finalmente in noi e riusciamo ad anticipare le dinamiche degli eventi, i quali prima ci sembravano tutti di forma distinta, ma ora ne vediamo il flusso e il pattern ripetitivo. Questa acquisizione non deve assolutamente porci al di sopra degli altri, anzi, ci deve mantenere nella compassione verso il prossimo, perché comprendiamo nel profondo della nostra esperienza le difficoltà che tale persona sta affrontando. Attraverso un centro emozionale puro, libero dalla negatività, possiamo entrare in contatto con quello che già è presente, una relazione che abbiamo perso per via dell'ipnosi della vita esterna a noi stessi. Quando un essere umano inizia il lavoro dell'autosservazione, si eleva al livello del suo essere e gli sarà mostrato cosa deve fare per attuare il cambio. L'energia che sgorga dall'applicazione costante di questo metodo attiverà lentamente la nostra essenza, trasformandoci in un umano numero 4, dove il centro intellettuale, emozionale, istintivo, motorio e sessuale attuano in collaborazione e la nostra macchina biologica beneficia di questo cambio fino al livello cellulare. Questa pratica non ha nulla a che vedere con l'identificazione con una religione. Quando qualsiasi persona coltiva il vuoto e si disidentifica da qualsiasi cosa, attrae finalmente l'io reale. Stare presenti, captando i nostri comportamenti, cambia la chimica del nostro organismo, perché la relazione mente-corpo è molto intima e il corpo si sente molto più leggero. La vita è una successione di eventi personali e collettivi, di portata differente, che ci pongono di fronte ad una scelta. La parola crisi viene dal greco e significa separazione, opzione e decisione. In qualsiasi momento di crisi dobbiamo porre una decisione. Vado ora a ricapitolare tutti i punti salienti che abbiamo affrontato. Il fine di quanto detto finora e delle tecniche che abbiamo citato e che andremo a vedere in dettaglio è quello di attuare una trasformazione profonda della mente. Evitare di rinforzare il centro intellettuale che nutre le legioni dei nostri falsi io attraverso speculazioni mentali, discussioni e interpretazioni personali. Spostare la nostra attenzione dal rumore mentale alla nostra presenza nel momento presente. Superare le esperienze negative evocate di continuo dalla memoria. Ci serve per avanzare in questo percorso.
entrare nello stato tra un pensiero e l'altro e lasciare che questo stato di silenzio si espanda. Come qualsiasi compito che realizziamo, ci sono all'inizio tre forze che vanno attivate: quella dell'azione, quella della reazione e quella della neutralizzazione. Prima si riceve l'informazione dal centro intellettuale, lì viene accettata con diversa intensità dai nostri piccoli ego. Le nostre false personalità si inventeranno di tutto per ridicolizzarle, per tergiversare e mostrare prove inequivocabili, tutto al fine di tenerci nel nostro stato di ignoranza, cioè di colui che ignora chi è realmente. Altra tattica del nostro falso io è porci nella separazione, giudicando, confrontando, collocandoci in una posizione peggiore e migliore rispetto a qualcosa o qualcuno. L'azione che abbiamo intrapreso con l'auto-osservazione è proprio quella di sorvolare i pensieri con la stessa qualità di un'aquila che guarda dall'alto la sua preda. Quello che emerge da questa osservazione deve essere visto senza entrare in qualsiasi forma di identificazione con esso. Questa azione giornaliera ripulisce il nostro centro intellettivo ed emozionale e illumina tutte le nostre zone d'ombra. Continua la tua pratica quotidiana di auto-osservazione e assolutamente evita di coinvolgerti o identificarti con ciò che osservi. Va visto, accettato, integrato per capire chi siamo. Non possiamo cambiare quello che non conosciamo, per questo abbiamo bisogno di vederlo. I pensieri entrano ed escono. Il nostro essere profondo è dietro allo specchio della mente. Eventi esteriori, emozioni, manifestazioni sgradevoli delle nostre o altrui false personalità devono essere viste per quello che sono e dobbiamo essere ottimi osservatori per vedere dove queste impressioni meccaniche colpiscono e che reazioni meccaniche generano in noi. Sii sempre sincero con te stesso e nel rispetto del lavoro che stai facendo. Tutto lo sforzo che stai realizzando dirigilo verso il tuo stato interiore. All'inizio l'attrito dell'ego che vuole sempre recuperare la sua supremazia su di noi richiederà sforzo perché ci stiamo muovendo da una zona meccanica abitudinale verso qualcosa di ignoto che ancora non conosciamo del tutto, che è quello che siamo. Sarà necessario rompere tanti schemi dei nostri centri intellettuali, emozionali, istintivo-motorio e sessuale per mantenere viva quotidianamente questa ricerca costante di percepire il proprio stato di presenza dove risiede chi siamo. A fine giornata prendi appunti sul tuo quaderno e scrivi quante volte ti sei identificato o hai prestato la giusta attenzione per evitare di identificarti. Più mi concentro in questa pratica, più l'energia usata dalle mie reazioni meccaniche si dirige verso l'interno per l'accrescimento della mia coscienza. Così possiamo continuare la nostra vita nella società attraverso una nuova interiorità e una nuova qualità. La verità è una, i cammini infiniti. Questi maestri ci hanno trasmesso la possibilità di aprirci alla conoscenza di noi stessi. Se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube di Humanitary, cliccando sopra la campanella, e a seguirci sul nostro canale di Instagram e di Facebook. E sempre sul sito www.humanitary.net potete trovare tutte le informazioni e i nostri corsi. Grazie, alla prossima!